control. Quello che balza prepotentemente agli occhi assistendo ad eventi come Colora la Vita 2.0, organizzato per il secondo anno consecutivo dalla sezione giovani dell'Avis di Fano, non è tanto l'originalità dell'evento, che già di per sé è composto da elementi che messi insieme fanno una miscela esplosiva: giovani, musica a palla, spazio all'aperto e a disposizione tanti colori, ma quanto alla frenesia gioiosa e giocosa che contamina tutti, quasi un delirio di felicità collettiva incontrollata. Insomma, una devastazione di gioia trasversale che pervade tutti, giovani e adulti, una volta che indossata la maglietta bianca e la fascetta colorata e impugnate le buste di pigmenti, quasi si è colpiti da trance e si incomincia a saltellare e a urlare di felicità. Una bellissima festa organizzata da questi giovani dell'Avis. Qui tra l'altro abbiamo anche meno giovani, soprattutto comunque questo evento è legato alla donazione, a quello che noi vogliamo ancora, diciamo, promuovere, la donazione del sangue, anche se qui in mezzo abbiamo diversi donatori, ma anche chi non ancora non lo fosse, per pensarci. Riscaldamento, partenza pronti via, ma già tutti colorati, alla faccia del fair play iniziale che voleva lo scatenarsi della battaglia colorata lungo il percorso, cosa che è avvenuta puntualmente, riducendo praticamente irriconoscibili le persone, anche se alcuni, nonostante il trucco, proprio irriconoscibili non erano. L'anno scorso eravamo partiti così in sordina, andrà bene, andrà male, 650 persone. E via. Quest'anno sopra 1000, 1200 persone, veramente grazie a tutti, perché il nostro obiettivo è sempre quello di portare nuovi donatori a donare sangue. Oggi abbiamo visto persone di tutte le età, speriamo che nei sabati che succederanno, quindi sabato 10, 17 e 24 giugno, o i partecipanti oppure i familiari dei partecipanti verranno al centro trasfusionale solamente a fare una visita, cioè per vedere come funziona donare il sangue. Ma poi che importa chi arriva o non arriva alla fine dei due giri del circuito Marconi? Alla fine, ubriachi di gioia, ci si tuffa in una bella merenda a pane e Nutella e a suon di musica. E la festa continua.